collera la senatrice Valeria Valente. Buongiorno Valeria. Quale foto abbiamo tolto? Buongiorno a voi. Te la mando direttamente attraverso WhatsApp se vuoi. C'è una foto di un consigliere regionale della Campania seduti accanto a dialogare amichevolmente il presidente della regione Vincenzo De Luca e indovina un po' Matteo Renzi. E perché mi dovrei dispiacere? Io sono per un campo largo per provare a costruire l'alternativa a questa destra, e quanto più largo è meglio è. Ecco. E poi sono d'accordo con le parole di De Luca, il tema sono sempre programmi, idee, quale idee per il paese, in questo caso per la regione Campania, per l'alternativa a questa destra. Peraltro Matteo Renzi è stato comunque parte della storia del campo largo, del centro-sinistra, segretario del PD, una persona, secondo me, sempre uno dei migliori presidenti del Consiglio mai avuto negli ultimi tempi, una persona che io stimo, quindi assolutamente nessuna collera. No, no, vabbè, avevo fatto un gioco con il senatore Rastrelli, che tra l'altro ti manda la sua stima e i suoi saluti, era con noi ed è reciproco fino a pochi minuti fa, e ho fatto appunto questo gioco per vedere se dava più fastidio questa foto alla destra o alla sinistra. Rastrelli? Rastrelli ha detto una parola diciamo abbastanza pesante, come ha detto Mario. Ha detto abbraccerebbe un uomo e abbraccerebbe i cadaveri. Ecco, no, cioè, abbraccerebbe anche i cadaveri, potrebbe stare a galla, ha detto Rastrelli. Meno. Vabbè, mi pare che De Luca sia ben galleggiante, no, da questo punto di vista. Diciamo, le parole che ho letto stamattina mi sembra sicuramente una personalità e un governatore, un presidente della regione che pensa a costruire nell'interesse del campo progressista e del centro-sinistra. Poi vedremo se lui è protagonista o meno, ma intanto fesse una rete utile e preziosa a costruire un'alternativa alla destra. Poi devo dire, col massimo rispetto per Rastrelli, che in Campania, diciamo, faccio fatica a vedere una destra che si possa candidare a essere una solida esperienza di governo. Sinceramente faccio fatica, quindi forse qui, diciamo, è ancora addirittura più semplice costruire un campo alternativo. A livello nazionale però invece mi sembrano importanti gli sforzi che mi pare riconosca anche De Luca, cioè di Elly Schlein, che degli altri, diciamo, partner del campo progressista, perché lì veramente abbiamo invece bisogno di mandare a casa quanto prima questa destra, quindi costruire un campo largo, però io dico sempre non larghissimo, nel senso che deve essere largo fino al punto in cui ci troviamo almeno sui fondamentali. Senti Valeria, proprio ieri sera, mentre ci confermavamo reciprocamente la disponibilità, sì, appunto al tuo intervento, c'era al TG3, la trasmissione di Marco da Milano, c'era la parte sinistra di questo campo largo, che di fondo è un po' il pensiero di Maurizio Landini, che appunto commentando la partecipazione di Giorgia Meloni ieri al forum di Confindustria, sì, ha parlato più lei nel suo intervento, sì, che la relazione del presidente Orsini. Ora il Mattino dice: Sud, scommessa vinta, grazie a noi è tornato l'orgoglio di crescere. Questo è il virgolettato di Giorgia Meloni, che dice: il Sud, che tu rappresenti naturalmente in Parlamento per il collegio, sì, senatoriale a cui sei eletta, è stata la locomotiva economica d'Italia nel 2023, grazie a noi, dice la Meloni. Ma allora, io dico che le parole sono sempre, diciamo, come dire, facili da pronunciare, e ho visto una corrispondenza di amorosi sensi importanti ieri a Confindustria tra Orsini e Giorgia Meloni, però poi penso anche a quali sono i fatti di questi anni di governo, e diciamo i provvedimenti fatti direi contro il Sud o quantomeno non a favore del Sud sono sotto gli occhi di tutti. Diamo sicuramente, partiamo da quelli più semplici, più piccoli. Adesso io ero sempre stata favorevole a una revisione del reddito di cittadinanza, ma insomma mi pare che sostanzialmente sia stato tolto e che quello che hanno messo in campo funziona poco e male. Il salario minimo è sicuramente una battaglia che andava a favore del Sud, visto che ci sappiamo quanti sottopagati, quanto lavoro nero, quanto c'è nel Sud, e nemmeno quello è andato in porto. La decontribuzione va ancora, diciamo così, un po' a tentoni. La ZES unica, adesso ho capito che gli industriali sono favorevoli, ma direi che anche su questo terreno abbiamo sicuramente interrotto un circuito virtuoso che si era attivato per metterne un altro, e comunque, diciamo, un po' strabico un governo che da un lato accentra e da un lato poi con l'autonomia differenziata invece dice che mette alla prova. Abbiamo sentito anche ieri in aula Giorgetti, intesa con Calderoli, mette alla prova le classi dirigenti, delegando tutto al Sud e in qualche modo alle classi dirigenti locali, dicendo: se siete brave ve la vedrete. Noi invece sappiamo quanto questa autonomia differenziata spacchi il paese in due, aumenti le disuguaglianze,
la sottrazione ai fondi di perequazione che non accompagnano nemmeno questo disegno, quindi fondi che dovevano sostanzialmente andare per tentare di sanare le disuguaglianze esistenti, i ritardi nel PNRR che erano tutti voluti in qualche modo e pensati strategicamente per ridurre queste disuguaglianze. Insomma, mi pare che provvedimenti che penalizzano il sud del mezzogiorno in una logica assolutamente miope, io non sono mai stata una piagnucolona, non penso che il sud debba avere risorse, penso che debba essere messo nelle condizioni di gareggiare ad armi pari, ma soprattutto che se il sud va indietro l'Italia nell'interesse del paese. E credo sinceramente che il voto alle europee dica anche che questo l'hanno capito i cittadini meridionali, che sono sempre più intelligenti e scaltri di quello che si pensa, hanno detto chiaramente a questo governo: non ti crediamo sulle politiche. Adesso io rispetto ovviamente una testata come il Mattino, mi pare che abbia un'altra linea, ma francamente mi pare che gli elettori del sud e del mezzogiorno hanno detto a questo governo: noi le tue politiche verso il mezzogiorno non solo non le condividiamo, ma pensiamo siano deleterie e penalizzanti per tutti quanti noi, e insomma hanno espresso un messaggio molto chiaro con il loro voto. Francamente avverbio dalemiano, diciamo, ricordiamolo, no? Va bene, fa parte anche quello della storia della sinistra in maniera autorevole. Io ho due cose da chiederti, sì. e 4 minuti soltanto. Allora, la prima, evidente che se uno parla col PD non può chiedere: ma che farete l'anno prossimo, il terzo mandato, sì, no, eccetera. Renzi ha detto sì, il PD chiaramente sta discutendo, ha una sua logica, una sua dialettica. Valeria Valente che dice su questo? Io ho votato in Commissione Affari Costituzionali, come è noto, diciamo, continuando a mantenere un'impostazione che era quella. Adesso dovremmo sempre separare le vicende personali da un principio. Poi sì, si può rimettere in discussione quel principio, però il principio del vincolo del terzo mandato è quello che più poteri hai e meno tempo devi stare in quel ruolo, in quella funzione. Allora possiamo rivedere i poteri, possiamo rivedere. Il tema vero è: troppo tempo con troppo potere diventa sicuramente un circuito distorsivo e deleterio. Quindi in questo senso si apre una discussione a 360 gradi, perché ovviamente un governatore, di un presidente della regione, ha sicuramente più potere di un parlamentare, di un consigliere comunale. Quindi i vincoli non sono un bene in assoluto, sono un bene se funzionali a un equilibrio saggio, giocato nell'interesse generale delle persone che andiamo a governare. Mi sembra chiaro, non vale per De Luca, Emiliano, Zai, eccetera, vale come sistema il ragionamento, sì, il ragionamento corretto. Sì. E poi, quindi pesi e contrappesi. Ultimissima, due donne, sì, avevano lasciato il campo solido del centrodestra, lo chiamiamo così, e parliamo di Maria Stella Gelmini e di Mara Carfagna, due autorevoli figure della politica del nostro paese, e adesso lasciano invece quello che è il campo largo, e tornano da sostanzialmente da dove erano venute, che insomma, è vero che vanno i Nuovi Moderati, ma proprio per evitare di tornare in Forza Italia. Ecco, lei che dice di questi repentini e continui passaggi? Intanto stimo entrambe, ho un buon rapporto, sì, con entrambe, stimo entrambe, quindi rispetto anche il loro travaglio. Sono due personalità, due persone molto legate alla storia della destra di questo paese. Sono state protagoniste assolute e indiscusse, oltre che nella storia istituzionale, anche politica, dei loro partiti di provenienza. Quindi capisco il travaglio a fare, come dire, un salto di campo. La loro era stata una scelta, diciamo, di stare dentro un centro che poi si è sgretolato. In questo senso mi sento di dire forse qualche responsabilità di chi aveva avuto un'ambizione, secondo me, anche corretta, che poteva anche essere utile e poi è deflagrata. Sinceramente è una scelta che rispetto, mi sembra un altrettanto, diciamo, comprensibile che si faccia fatica a ritornare dentro Forza Italia, che forse l'approdo a Lupi almeno è un primo approdo forse più semplice, ecco, più semplice. Bene, allora buon San Gennaro a Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico. Buon San Gennaro a tutti voi e grazie.